Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manges. Buongiorno a tutti. Allora, il sole è appena sorto. Io non sono ancora andata a letto da ieri, però ho fatto una promessa a una persona e quindi questo è il video per la risposta alla promessa. Ancora una volta, scusatemi l'inquadratura se ogni tanto sembra che io stia guardando al di là di voi, è perché dietro di voi c'è uno specchietto che mi fa vedere quello che sto facendo praticamente. Molto complicato, però posso fare solo così, scusatemi. Comunque, questa è la recensione singola di un libro che io volevo leggere da un sacco di tempo, trovavo sempre disponibile su Amazon nei momenti in cui volevo comprarlo, poi dopo un po' è rimasto in wishlist e sono riuscita ad entrare in contatto con l'autrice direttamente e lei ha voluto ben gentilmente mandarmi la copia in PDF e il libro in questione è Alice from Wonderland di Alessia Coppola. Allora, intanto questa ragazza, questa scrittrice è una scrittrice emergente, è una ragazza dolcissima, è stata veramente carina, ha una vera e propria passione per la scrittura e si sente in ogni parola, in ogni frase che scrive, in una maniera così coinvolgente, così meravigliosa, che veramente avrei fatto di molte frasi di questo libro una vera e propria citazione, insomma, della serie, quelle che vedi Oscar Wilde, grande citazione, no, io avrei fatto grande citazione Alessia Coppola, sicuro. Comunque, qua lo so che si vede malissimo, però questa è la cover del libro, è bellissima la versione cartacea, è tipo in blu con questa Alice, con il cappello del cappellaio, insomma, è meravigliosa. Comunque è evidentemente una specie di retelling, ma neanche, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché? Perché la nostra protagonista la troviamo all'inizio e racconta che lei è stata trovata, 17enne più o meno, a vagare per strada. È stata accolta in casa da questa coppia che aveva perso da qualche tempo la loro, insomma, avevano perso la loro figlia e l'accolgono per la somiglianza, insomma, di questa ragazza sperduta con la loro figlia morta, deceduta. Praticamente vive un periodo con questa famiglia fino a che non ascolta una conversazione del tutto particolare e si rende conto che questa famiglia sa qualcosa di lei. Lei scopre che cosa succede e fugge. Questa è una delle sue vite, perché qui dice che la nostra Alice vive 2/3 vite differenti. La prima con questa famiglia, la seconda viaggiando fino a Londra, trovandosi un impiego all'interno di un hotel, insomma in un alloggio, un vecchio hotel, anche perché siamo ancora nell'Ottocento, e praticamente fa da bambinaia a questi, ai bambini, insomma, della proprietaria, e incontra un particolare personaggio che le suscita un qualche problema, come le era successo anche in precedenza con un altro particolare personaggio, mentre era, insomma, con la famiglia benestante, insomma, con la famiglia che l'aveva accolta. Quindi praticamente è questa ragazza assolutamente sperduta, che non ha alcuna memoria di sé, ha soltanto una vocina nella testa ogni tanto che le dà l'imbeccata, che le dice qualcosa che le fa pensare che la sua vita fosse qualcosa di assai particolare prima, fino a che qualcosa, insomma, non porta la nostra Alice a ricordarsi di sé. È una storia intricata, è una storia appassionante, in cui tutti i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie escono dalla carta, escono dalle pagine, dal libro, e sono personaggi reali, viventi, insomma. Alcuni mantengono certe caratteristiche che avevano nel libro, per esempio al Bianconiglio resta la coda,
una bella coda batuffolo, il brucaliffo, ossia Algar, il mio personaggio preferito personalmente. Ancora la, diciamo, l'abitudine di avere dei periodi in cui si deve rinchiudere in un bozzolo e diventa una farfalla, insomma, poi si deve tagliare le ali. E molti mantengono le abilità che avevano. Edmund, che è il cappellaio, ha ancora una grandissima dote come sarto e cappellaio. E in ogni caso, Alessia riesce in maniera veramente, veramente meravigliosa a far uscire questi personaggi dal libro, a collocarli in una realtà attuale senza fargli perdere quel pizzico di follia che meritano. E riesce in ogni caso ad arrivare al lettore in maniera veramente straordinaria. Di già ha una capacità pazzesca di creare dialoghi che io veramente vedrei in bocca ai personaggi ai quali insomma li fa interpretare. Discorsi svalvolati che i pazzi potrebbero fare. Oui, je vais le mettre. Scusatemi, questi sono gli inconvenienti di vivere con qualcuno. In effetti la signora è la madre del mio coinquilino e tra poco andiamo a fare compere tra donne. E quindi mi ha detto, per favore, non è che potresti mettere il CD di ieri? E ho messo sul CD di ieri. Cosa stavo dicendo? E chi se lo ricorda? Sì, me lo ricordo. Ok, stavo parlando del fatto che ci sono dei dialoghi azzeccatissimi che soltanto un pazzo potrebbe tirare fuori e sono talmente in stile Alice nel Paese delle Meraviglie, che sono quasi sorpresa che sia uscito così bene, praticamente. E niente, è un libro che mi è piaciuto da morire. Il finale è qualcosa di stupendo. Scusate, sono uscita dalla pagina dell'immagine. E questo è il brutto di averli in versione digitale. Non appena tocchi lo schermo, wow, parte tutto. Comunque, stavo dicendo, un libro che mi è piaciuto tantissimo, il finale mi è piaciuto immensamente, ho trovato dei personaggi fantastici, il mio personaggio preferito è il brucaliffo, ossia Algar, ed è un qualcosa di assolutamente intenso, personale e magnifico, è un personaggio magnifico nella sua complessità, molto più del cappellaio, che di solito è quello che mi piace di più, molto più di Alice stessa. È qualcosa di magnifico, meraviglioso. Io so che sta per uscire anche il seguito di questo libro. Alessia me l'ha detto giusto ieri, quando le ho commentato, insomma, che avevo terminato di leggere il suo libro e che mi era piaciuto moltissimo. E c'è anche uno spin-off che mi arriverà a brevissimo, molto breve. Scusatemi, non ho ancora dormito da ieri, insomma, sono venuta dal lavoro fino qua, però poi vado a far compere, però vabbè. E praticamente questo spin-off in particolare tratta soltanto del personaggio di Algar, è incentrato, diciamo, sul personaggio di Algar. E oh mio Dio, non vedo l'ora di leggerlo. Questo libro sinceramente mi ha aperto un mondo perché io amo i retelling dei vari mondi già conosciuti, che possono essere favole, che possono essere, insomma, qualunque cosa. Mi piacciono molto i retelling, soprattutto delle fiabe, delle favole. E questo è un retelling assolutamente ben riuscito. Quindi complimentissimi a Alessia Coppola, ha guadagnato una nuova lettrice appassionatissima. E spero che lei continui a deliziarci con queste sue parole, perché ha un modo di scrittura veramente, veramente appassionante, coinvolgente, molto logico, ma ricco di emozioni, fitto di sapere, non mi viene in mente altro da dire, piuttosto molto sentito, ecco, non ricco, cioè ricco di sapere, sì, perché è qualcuno che sicuramente ha un'ottima base lessicale, ma ha anche quel qualcosina in più che fa sì che le sue parole non siano vuote, che si senta che c'è del vissuto all'interno, che c'è della passione e
Una buona maestria in effetti con le parole. E come vi ho detto, se voi vedete anche sul mio Instagram, ho fatto alcune foto di certe frasi che mi sono trovata sotto gli occhi che io veramente avrei utilizzato come citazioni. Quindi, chapeau, veramente meraviglioso. Grazie Alessia per questa opportunità. È stato molto molto bello, molto intenso e molto veloce. Io niente, niente da dire, veramente grazie. Scusatemi, c'è stata un'interruzione, come sempre svalvolo, però se non svalvolassi non sarei io e voi cominciate a conoscermi. Mi dispiace Alessia se è stata una recensione un po' così, un po' strana, però devi sapere che io le faccio molto così di pancia, perché non mi faccio scaletta, perché non mi prefisso qualcosa da dire e lascio che le parole si susseguano, insomma, seguo il flusso dei pensieri man mano che escono fuori. Non sempre sono logici, ma sono me stessa e quindi lo faccio così. In ogni caso, quello che c'è da sapere, quello che tutti voi dovete sapere, è che questo libro è meraviglioso. Se volete recuperarlo, trovate tutte le informazioni che volete per poterli acquistare sulla pagina Amazon. È facilissimo, sia in ebook che in cartaceo. Io il cartaceo penso che andrò a recuperarlo molto molto presto, perché lo voglio materiale qui da poter tenere in mano e stringere, sentire il peso e l'odore, perché sapete che io sono una feticista dei libri, sono veramente veramente un feticcio i miei libri. E niente, io spero che vi abbia un attimino invogliati a leggere questo libro, questa mia piccola recensione, insomma questa mia mini discussione in proposito di questo libro in particolare. E niente, sono felicissima di averlo fatto. E per il momento io vi lascio un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!